Immaginiamo quel ragazzo a terra, la famiglia che non lo vede più, ci sta distruggendo l'anima. Chiedo solo perdono al padre, alla madre, alla famiglia, ai compagni, tutti. Io più di inginocchiarmi a loro, non so cosa dirgli, ma mi butterò ai loro piedi, ai loro piedi. E cercherò perdono per mio figlio. Mio figlio deve pagare. Noi non ci siamo opposti a niente. A niente. E mi vivo molto il fallimento di me stesso. Per non aver potuto dare più tempo, forse per portarli in una strada migliore. Prendere non è che hanno figlio, ma cosa va a dire? Da dove posso cominciare? Posso cominciare solo a chiedere perdono a questa famiglia. È una cosa bruttissima. Solo a pensiero. Sono una settimana che stiamo distrutti tutti. Noi siamo una famiglia che abbiamo sempre lavorato. Ci sono stati degli sbagli, degli errori che ho fatto anche io, ho commesso nel passato. Ho trovato la mia strada e sto lavorando. Il mio figlio l'ha fatta molto grosso e la deve pagare. Per tutto quello che la giustizia chiede, deve fare. Noi non ci siamo opposti a nulla. Abbiamo solo cercato di dire di aiutarlo. In che senso? Tramite sociale, assistenza sociale, persone che può parlare. Un ragazzo di 17 anni ha fatto una bruttissima cosa e va condannato e deve pagare per quello che ha fatto, lo dico io da padre, per quel ragazzo, rispetto per quella famiglia e per quel ragazzo che sta a terra. Purtroppo. E mi vivo molto il fallimento di me stesso. Per non aver potuto dare più tempo, forse per portarli in una strada migliore. E forse questa non capitava. Hanno tutto il mio appoggio, i genitori di Giovanni Battista. Tutto il mio appoggio. La giustizia deve arrivare, arriverà e mio figlio farà il suo corso. Quando ne saranno, non lo so, però farà il mio corso. Mio figlio deve pagare. Noi non ci siamo opposti a niente. Togliere una vita è una cosa più grave che esista al mondo. È una cosa che tu ti porterai dietro per tutta la tua vita. È giusto che sia così. Perché tu hai la fortuna che adesso vivi. Lui non ce l'ha la fortuna. Lui adesso sta a terra. Io sto distrutto. Ma io mi metto nei panni della famiglia. Non ci sono parole. Non so cosa. Se un giorno la incontrerò per chiederci perdono, io più di inginocchiarmi a loro, non so cosa dirgli, ma mi butterò ai loro piedi, ai loro piedi, e cercherò perdono per mio figlio. Non ti rendi conto, un figlio di 16-17 anni può essere vulnerabile? E tu pensi solo ad andare avanti e di vedere di andare avanti la famiglia, di farli stare bene, ma forse tu non ti rendi conto che la notte che fanno. Perciò io sto pensando solo figlio, sto pensando solo a questa persona che è stata a terra. A me che lei mi sta distruggendo, che si arriva a tavola così la sera, vedi, senza mettere sale, niente. E non riusciamo neanche a mangiare. Ci guardiamo e. Immaginiamo quel ragazzo a terra, la famiglia che non lo vede più, ci sta distruggendo l'anima, ti sta distruggendo davvero.
Non lo so se ci sta qualcosa per risolvere, perché ti dico la verità, anche andando a chiedere perdono, io oggi non avrei accettato niente da padre, io non avrei accettato né la famiglia né il padre, ti dico la verità, quello che mi sento, perché non è una figlia, ma che ce me la dice? Chiedo solo perdono al padre, alla madre, alla famiglia, ai compagni, tutti, tutti, perché di sicuro non abbiamo distrutto solo due famiglie, ma abbiamo distrutto anche dei compagni, dei fratelli in cui uno è cresciuto. Abbiamo distrutto anche altre famiglie, di sicuro, un cugino, un nipote.